Lunedì mattina sono le 9:30. Io sono sveglia dalle 7:30 perché ho allattato la piccolina e adesso è proprio ora di fare colazione. Infatti sto pensando a cosa fare. Farò un caffè, questi qua che ho trovato da Lidl, sono buonissime queste cialde, ve le consiglio se avete la dolce gusto come me. Ci sono 16 capsule e costano pochissimo, non mi ricordo il prezzo ma siamo al massimo sui 3 euro giù di lì. E quindi mi farò un caffè latte e adesso vedo con cosa far colazione. Penso fette biscottate integrali con un pochettino di marmellata e niente, poi mi sbrigo a fare un po' di faccende. Devo chiamare anche la pediatra assolutamente, cioè la segreteria della pediatra, per prenotare il bilancio di salute, perché tra poco sono il 7 giugno, sono 3 mesi della bimba e devo prenotare il bilancio. E quindi devo ricordarmi, perché sono le 8:30, scusate, non le 9:30, sono le 8:30, dove è il telefono? Là, sul telefono. Allora, sono le 8:30, solo che le... no, 9:30, quindi mi devo anche sbrigare perché alle 10 chiudono le prenotazioni. Già mettono solo dalle 8 alle 10 per le prenotazioni, poi chiami per tutta la mattina e puntualmente è occupato. Come si fa a prenotare se è sempre occupato? Ma tutti i giorni così, non è che dici c'è un giorno più che un altro, oggi è lunedì quindi sarà peggio ancora, ma... vi assicuro che anche gli altri giorni è così e va bene. E niente, nel frattempo faccio colazione, speriamo che mi rispondano anche dopo. Prenotare il bilancio di salute 3 mesi, 7 giugno. Ok esatto, sì, è più comodo quello. Ok, a che ora? Tipo alle 3:20. Va bene, ok, grazie signora, arrivederci. Salve, salve. Ce l'ho fatta, non ci credo, sono riuscita a prenotare la benedetta visita. Ora faccio colazione più felice. Finalmente colazione, sto morendo di fame. Allora, tra l'altro vi dico in maniera ufficiale che io da oggi, diciamo perché comunque sto allattando e quindi non posso mettermi a fare le diete proprio quelle troppo restrittive, però almeno con i dolci ho chiuso. L'unica cosa di dolce della giornata sarà lo zucchero, perché non ho né stevia né altri tipi di dolcificante e quindi io non riesco proprio a berlo. Se è latte bianco sì, anche con un po' di cioccolato, un po' di cacao riesco, ma se c'è il caffè dentro non riesco a non mettere lo zucchero. E farò colazione appunto con un po' di 3 o 4 fette biscottate integrali con, adesso vedo se metterci un po' di marmellatina, però non è di quelle senza zuccheri aggiunti, quindi penso mangerò solo le fette biscottate. E sono arrivata a questa decisione perché purtroppo io sono una persona che tende a mangiare magari per noia, mangiare per frustrazione del momento, per rabbia, per nervi, per tutto. Sono una persona che sfoga molto sul cibo e voglio correggermi in questa cosa, voglio andarmi a migliorare in tante cose, ma anche in questa. E, insomma, non si smette mai, diciamo, di crescere, di imparare, quindi io voglio lavorare su questa cosa perché voglio adesso che
È nata Alessandra, ci tengo a tornare in forma. E niente, quindi insomma, visto che so gli accorgimenti che mi servono per dimagrire, perché comunque uno sono stata dalla dietologa nutrizionista tante volte nella mia vita, anche da ragazzina quando ero ancora con i miei. E due, ho già fatto tutti gli esami del caso e non è tiroide, non è nulla, mi hanno semplicemente detto ti devi mettere in testa che devi limitare pane, pasta e zuccheri. Queste sono le tre cose che mi gonfiano e mi fanno ingrassare più di tutto. E quindi, uno, voglio tornare a pesare le cose, tipo la pasta. Due, a mangiare più integrale, se proprio devo, tipo le fette biscottate. E soprattutto non mangiarle a dismisura, ma mangiarne 4 e basta. Poi piuttosto a metà mattina mi mangio un frutto, ecco. E invece io tendo a mangiarne, mangiarne, mangiarne finché mi sazio. La mia pulcetta sbrodolina scalcia. E quindi insomma, saranno più che altro, più che una dieta, sono accorgimenti. Perché comunque devo pensare a dare il nutrimento alla bimba, però tanto non penso che zuccheri a dismisura le facciano bene, anzi, se non li mangio, tanto di guadagnato anche per lei. Ma finisco la mia colazione, il mio caffè latte e noi ci vediamo tra poco. Queste cucchiettine qua di tenute che sono... Ma sono una roba bellissima, sai? Sì, così, te lo dice papà, ma solo papà si può avvicinare alle tue cucchiettine. Si va! Dove andiamo? Dove andiamo? A vedere il fratellino. Stiamo andando alla recita di Federico. Ciao! Ce l'ho fatta, ci sono anch'io! C'è anche lui. Non doveva esserci perché non sapevamo se ce la faceva e invece ce l'ha fatta. Abbiamo fatto dei salti mortali e dei cambi incredibili. Poi vi devo parlare, perché devo dirvi la mia. Oddio, paura. Qua non frena mai nessuno, prima o Non poi ci investe frenano. qualcuno. E qui c'è la mia topolina che poverina, con il sole Amore. sclera male male. Qua sto soffriggendo la cipolla per fare la frittatina di cipolla. Se sentite casino è Nala che ha scoperto che gli sto dando da mangiare. E qua i gnocchi con il sughetto di noci. Ragazze, io sono sconcertata, veramente ho un'amarezza addosso che non potete capire, veramente. Ho appena letto un commento sotto il mio video routine di una mamma che veramente dimostra quanta ignoranza e schifo ormai c'è dietro a certi commenti, a certe persone che non so se definire neanche persone, in cui mi si viene che io ho delle preferenze più per un figlio rispetto a che un altro, ma come si permette certa gente di dire queste cazzate? Io veramente non ho parole. E la cosa bella è che si dimostra sempre più di non seguirmi, perché una persona che mi segue ormai sa a memoria che
l'altro mio figlio non lo posso filmare, ragazze, per ovvi motivi. Quindi è normale che se si vede solo mia figlia. Quindi dicevo, mi pare ovvio che se non si filma un bimbo mai, in nessun momento delle mie giornate, perché non posso, perché il papà non è d'accordo, mi sembra ovvio che filmando solo mia figlia Alessandra, sembra che quel figlio non esista, ma non è che quello che si vede è la realtà delle cose. È ovvio che io amo i miei figli indistintamente, nella stessa maniera, e trovo vergognoso, veramente vergognoso, che delle persone che entrano a casa mia a vedere le mie cose si permettano di dire quanto io amo meno un figlio anziché un altro. È vergognoso! Quindi per favore, chi mi segue, chi mi vuole bene con affetto, risponda a quel commento, perché se rispondo io è la fine, garantisco. Non so ragazze, in tantissime mi state scrivendo di non dare importanza, di ignorare, però quando si viene toccato un pezzo di cuore, perché è mio figlio, non vi dovete permettere minimamente, nessuno deve permettere di giudicare quanto io amo i miei figli, se amo più uno o più l'altro. Ma stiamo scherzando? Allora, intanto Federico sulla mia piattaforma YouTube non c'è, quindi continuate a far finta che non ci sia, perché non conoscete nulla del rapporto tra me e mio figlio, perché non lo posso condividere. Chi mi segue lo sa benissimo, già patisco io, patisce Federico di questa cosa, che anche lui ci teneva a fare i video insieme alla mamma. Non si può fare, perfetto. Quindi non permettetevi di giudicare delle cose che non conoscete. Voi non mi conoscete come sono con mio figlio Federico, non mi conoscete come sono con mia figlia Alessandra, vedete dei pezzi di vita, quindi non vi permettete. Comunque, queste sono sfoghi, scusate lo sfogo, però veramente io solitamente cerco sempre di ignorare certe provocazioni, ma a sto giro veramente quando mi toccate i figli non c'è santo che tenga, e che mamma capisce, chi non capirà non è mamma probabilmente, perché mi pare ovvio che quando vi viene toccato, no, una cosa a cui tenete da morire, come può essere l'amore per un figlio, per un cane, per il vostro compagno, la vostra mamma, il vostro papà, chiunque, è normale che si scatta, ragazze. Siete voi, io parlo per chi provoca continuamente, siete voi che portate le persone che condividono la loro vita e vi tengono compagnia, invece di ringraziarle per questo siete sempre pronte lì, tu non ci tieni a tuo figlio come a tua figlia, perché? Perché non lo posso filmare? Ma che cacchio ne sai tu? Ma che ne sai? Ma guardati casa tua, Comunque ragazze, lasciamo perdere, anche perché stanotte ho dormito 3 ore, quindi preferisco riposarmi che incazzarmi per persone inutili e per persone che scrivono boiate. Comunque, scusate, ripeto, scusate lo sfogo, per chi ci tiene a me, per chi mi segue con affetto, mando un bacione grande, ed ora in poi me ne fotto, perché basta, non ha neanche più senso parlarne, perché tanto certa gente proprio il cervellino non lo usa, e lo sappiamo tutte quante, vero? Perfetto, e niente, quindi detto ciò, un bacio grande a chi mi segue, un bacio grande a chi mi vuole bene e ci vuole bene, a me e alla mia famiglia, e ci vediamo presto con un nuovo vlog, perché oggi sto girando un altro vlog. Voi mi conoscete abbastanza come una persona che ride, scherza, fa il cretino, perché fondamentalmente mi piace ridere con la mia famiglia. Roberta oggi mi ha parlato di quel commento vigliacco. Sei una leonessa da tastiera, mettiamola così. Perché sfortunatamente quello che tu hai avuto il coraggio di scrivere, di andare a criticare l'amore di una madre, di un genitore verso i figli, quindi che uno faccia preferenze e quant'altro, sono sicuro che se avessi minimamente conosciuto Roberta, se avessi minimamente conosciuto in realtà la situazione, non ti saresti mai permesso. Se l'avessi avuta davanti la faccia, sono estremamente sicuro, e non ci metto la mano sul fuoco, ci metto ben di più, non me lo fate dire, avresti avuto la faccia da paragnosta
di andare lì e dire ciao tesoro, perché manca sfortunatamente la coerenza. Bisogna sempre ricordarsi che quello che si vede all'interno dei blog, degli ask, di internet, sono piccoli spezzoni della nostra vita. Fate una bella cosa, cancellatevi, disiscrivetevi, perché una persona che pensa questo non ha senso che segua un'altra persona. Ci sono tanti altri canali dove ci sono 100 milioni di contenuti, c'è il contenuto simpatico, c'è il contenuto con il black humor, però ci va intelletto nelle cose e tanta intelligenza. Se a me una cosa non piace, se penso che quella persona sia una persona che fa delle disparità tra i suoi figli, non la seguo. Faccio bene, disinstallo, disiscrivo e penso alla mia vita, perché io non posso permettermi di giudicare una persona sulla base di un vlog al giorno, sì, per carità. Neanche, perché Fede non viene filmato. Appunto. Peggio ancora. Quindi invenzione. Siete andati, non dico tutto assolutamente, io parlo in generale. Perché ci segue ancora? Adesso il commento è stato cancellato. Non so se è stato cancellato da YouTube, non so se questa persona ha fatto un bagno di umiltà dopo aver preso 7000 commenti contro, perché giustamente c'è gente realmente con un cervello che ci segue, e quindi non so come sia andata. Sfortunatamente posso rispondere solo così e dico wow. Allora ragazze, mi sto per struccare e avrete visto appunto quello che ha detto Ricky, ha insistito tanto per fare quel pezzettino di video. Io neanche volevo, perché non voglio dare troppa importanza a questo commento stupido. Per chi non mi segue su Instagram, io vi lascio sempre il mio nome qui sotto, oppure il link diretto nell'info box, perché appunto è lì che mi sono un pochettino sfogata su questo commento veramente pessimo. Tra parentesi, vi consiglio tantissimo quest'acqua qui micellare, mi sta piacendo da morire. Come vedete è già quasi a metà e quando finirà la ricompro sicuramente, perché ha un profumo che mi fa impazzire e poi strucca veramente super super bene. Quindi non mi pagano per dirvelo assolutamente, magari anche perché non è proprio un'acqua micellare molto economica, ecco. Ma non mi interessa, la ricomprerò sicuramente perché strucca veramente da Dio. Non ho mai trovato un'acqua micellare che mi toglie l'impossibile già solo con una passata. Ora vi farò vedere. Comunque super super ottima, ve la straconsiglio. Non so, questa mi è stata inviata dalla mia amica, quindi non so dove poterla acquistare. In ogni caso l'ho vista anche su Amazon e sul loro sito, quindi in caso non la dovessi trovare in farmacia o comunque in un negozio fisico qui nella mia città, Torino, la comprerò online. Mi piace troppo anche il profumo, che mi fa proprio impazzire il profumo che mi lascia. Cioè guardate, una passata è già tolto tantissimo, con gli altri spesso devo star lì a sfregare tutto quanto. Comunque, parentesi chiusa. E dicevo, non volevo neanche soffermarmi troppo, però lui ci teneva perché insomma ha visto come ci sono rimasta per questo commento e ci teneva a dirvi la sua. È stato tanto dolce e sicuramente non serve a nulla neanche parlarne. Vi ripeto ragazze, io per chi non sa che cosa è successo, per chi non mi segue su Instagram, mi è arrivato un commento pessimo, come dicevo prima, sul video della routine della mamma che ho fatto appunto con Alessandra eccetera, in un giorno in cui Federico non c'era neanche perché era con il papà, e mi è stato detto appunto che io preferisco un figlio anziché un altro, ma solo dirlo mi viene il vomito. Quindi quindi ora avrete capito più o meno
quanto mi sono arrabbiata, e mi sono arrabbiata così tanto che è l'ultima volta che mi arrabbio per voi, passatemi il termine, perché ovviamente non è riferito a tutti, ma è l'ultima volta che mi arrabbio per le provocazioni, perché non merita assolutamente. YouTube deve essere un hobby, deve essere un piacere, un momento di condivisione, un momento di spensieratezza, perché a me piace tantissimo fare i video, mi piace tantissimo tenervi compagnia, quindi vediamo YouTube per quello che è, un momento di svago. Se vedo qualcosa che mi dà fastidio, d'ora in poi, cioè offese, giudizi gratuiti, critiche non costruttive, non le passerò più assolutamente. Basta, non voglio più vedere sto schifo. YouTube purtroppo sta diventando veramente una fossa di serpenti, basta. Ed è un gran peccato, perché io sono dell'idea che YouTube può dare molto se utilizzato col cervello, e purtroppo non è da tutti, ragazze, utilizzare il cervello, e quindi purtroppo è diventato semplicemente un punto di sfogo YouTube. E vabbè, lasciamo perdere il discorso. E niente, ragazze, questo sarà l'ultimo vlog in cui mi sfogo di un commento. Non voglio veramente farlo più, perché tanto non cambia nulla. Certe cose vanno ignorate e basta. Detto ciò, io vi mando un bacione. Ora mi lavo anche i denti e vado a dormire, perché dormono tutti, anche la piccola Ale. Ci vediamo prestissimo con nuovissimi video.